Si è tenuto al Castello Imperiali di Francavilla Fontana la presentazione del libro di Fabiano Amati e Grazia Brescia, Nel segno dell'acqua, da Orazio a Ungaretti, edito dalla Terza. L'evento è stato promosso dal Club UNESCO di Francavilla Fontana in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2015. Il libro, scritto a quattro mani da Fabiano Amati e Grazia Brescia, celebra il mondo dell'acqua, quella che arriva a noi da Caposele attraverso un gigante sotterraneo che si chiama Acquedotto Pugliese, nome in codice Colosso. Era così che durante la Seconda Guerra Mondiale gli inglesi chiamavano l'acquedotto nel corso di una segreta operazione che aveva come obiettivo di lasciare la Puglia senza acqua per sfiancare le truppe, destino a cui peraltro la Puglia era destinata sin dai tempi di Orazio, che la definì Apulia siticulosa. Per portare l'acqua in Puglia fu necessario costruire l'acquedotto, ma questo acquedotto non è soltanto un canale o qualche tubo, è un'opera ingegneristica imponente, fatta peraltro agli inizi del Novecento e quindi con tecnologie molto più povere rispetto a quelle di cui possiamo godere adesso. E tuttavia, nonostante questo, si realizza questo monumento che poi si trasforma in epopea, perché finalmente in Puglia arriva l'acqua e prima si moriva, non soltanto di sete, si moriva per l'assenza di una qualsiasi forma, diciamo, elementare di igiene. Un espediente narrativo ti dice che, insomma, forse più che parlare di matematica, fisica o di ingegneria per poter divulgare l'imponenza di quest'opera era andare a caccia di tanti brani poetici che evocavano l'acqua, e nella letteratura di ogni tempo c'è una infinità di perle. E naturalmente accanto a questo, utilizzando Orazio, che poi era l'autore del verso «Sale al cielo l'afa della Puglia sitibonda», utilizzando Orazio che torna dopo 2000 anni e si fa una passeggiata negli stessi luoghi che egli aveva visitato quando scrive un'altra sua opera, l'Iter Brundisium, cioè il suo viaggio da Roma a Brindisi. Naturalmente nel nostro libro gli facciamo fare soltanto un pezzo di quel viaggio che in qualche modo poteva ripercorrere il percorso dell'acquedotto pugliese, e quindi dopo 2000 anni si rende conto che il suo verso «Sale al cielo l'afa della Puglia sitibonda» attraverso l'acquedotto pugliese è stato risolto il problema. È un riconoscimento che questa città ha voluto dare anche a Fabiano, che su questa tematica si è sempre impegnato. Il problema è che questo rientra, insomma, in un problema e una riflessione che tutti noi, non solo semplici amministratori, ma i semplici cittadini, devono cominciare a capire di quello che è il valore dell'acqua. E questa sera, insomma, sarebbe interessante anche non solo la partecipazione dei cittadini, ma anche la volontà di dare dei contributi su questa che può essere una tematica che non ha molti riflettori in sé per sé, ma che comunque ha un valore importante. L'acquedotto pugliese è impegnato, oltre che a distribuire l'acqua a tutti i pugliesi, è impegnato anche appunto in questo percorso culturale, come attraverso ovviamente una serie di iniziative, tra queste anche, soprattutto in questo anno che è un anno per noi, per tutta la Puglia, particolare perché ricorrono i 100 anni dell'arrivo per la prima volta dell'acqua salubre ad opera dell'acquedotto pugliese in Puglia, appunto l'acqua del Sele, che per la prima volta sgorcò il 24 aprile in piazza Umberto a Bari. Noi abbiamo allestito una importante mostra dedicata a Duilio Cambellotti, l'artista romano che nel 1931 decorò e arredò la nostra sede storica di Bari, una sede che è anche un monumento all'acqua, un monumento alla epopea del viaggio dell'acqua verso Bari, acqua che Bari e la Puglia non aveva, ma che 22.000 uomini con il loro sacrificio riuscirono a portare dalle lontane terre d'appenniniche.